Buongiorno a tutti innanzitutto, sono felice di essere tra gli ultimi a parlare perché richiamerò un concetto che mi è piaciuto molto, col quale è stato aperto questo congresso dal partigiano Alfa, e quindi è un po' come chiudere il cerchio di questo dibattito. È un onore. Cari compagni e cari compagni, ho ascoltato tante considerazioni e riflessioni in un calderone di temi che lo scarso approfondimento dovuto anche alla necessità di stringere sui tempi in questa sede non potevano non raccogliere applausi anche dal sottoscritto, e di certo non posso pretendere che questo consesso possa ragionare in questi due giorni al di fuori di quelli che sono gli schemi di un mondo ormai totalmente interconnesso e che era giusto richiamare. Mi piacerebbe però che da qui si esca con un piano concreto, con una strategia politica con la P maiuscola, dove con concreto intendo che non si rimanga sulla superficie delle questioni poste, ma si arrivi al cuore delle cose da fare e poi le si realizzi. L'ANPI, credo, ha bisogno di rinnovamento e di concreta moderna azione antifascista. Non ha solo bisogno di professione della memoria, elemento che è fondamentale per costruire un futuro consapevole, ma da sola non può condurci a niente se rimane ferma alle commemorazioni senza applicare all'oggi quei principi che sono le radici dell'ANPI. Altrimenti avremo un'ANPI vecchia, anacronistica, fuori dai tempi, inconsistente, destinata a non contare. Vorrei comprendere quindi quante sono le azioni concrete che il provinciale intende mettere in pratica per fare concreta azione antifascista nell'oggi. Vorrei udire un gran bel elenco di pittancool, e qua ringrazio il partigiano Alfa che mi ha insegnato questo nuovo vocabolo, mi scuserà se la pronuncia non è corretta, che questa assemblea intende dare nei prossimi anni. Vorrei sentire un programma concreto, calato nel reale, perché mi sembra che spesso ci sia troppo spazio per le belle parole e le dichiarazioni, per la professione della memoria, quanto invece ce ne sia poco per i pittancool che hanno plasmato i partigiani, che abbiamo ad esempio, agendo sulle loro coscienze più di quanto non abbiano agito sulle loro natiche, plasmando così la società e la Costituzione nata dalla Resistenza. Un programma di lotta ai fascismi di oggi, non solo quelli con la camicia nera, come diceva il presidente emerito Smuraglia ieri, per una nuova fase di cambiamento sociale e politico di cui l'ANPI deve farsi carico, perché ce lo chiedono la nostra storia e la nostra eredità, in modo critico, mirato, deciso, un documento programmatico di pittancool. Pittancool allo status quo, pittancool a tutto ciò che non è tutela e cura dell'ambiente, pittancool a tutto ciò che non è parità di genere ed uguaglianza, pittancool al bullismo, sempre come ricordava il partigiano Alfa, perché gli antifascisti si diventa fin da piccoli. Pittancool a quanto ci impedisce alle giovani generazioni di condurre il cambiamento necessario. Pittancool a chi sostiene politiche del lavoro contrarie alla dignità umana, che mettono al primo posto il profitto di pochi al prezzo della sofferenza di molti e magari al prezzo della sicurezza della vita umana, come sempre ha ricordato il presidente emerito. Pittancool alle chiacchiere a favore di un'azione che non stia più solo, quantomeno troppo, nelle belle parole e nella professione della memoria, ma che sia principalmente volta alla fattiva applicazione di quella memoria antifascista e di lotta per una nuova e concreta prospettiva di cambiamento. Sia quindi, e vado a concludere, grazie, parte del metro dell'ANPI provinciale che non vorrei fra 5 anni vedere quello che ad oggi ha lasciato inapplicati e inevasi molti degli spunti di miglioramento scritti nel documento congressuale precedente. Io l'ho scritto da poco, ma l'ho letto quel documento. Mappatura del lavoro delle sezioni e tema della festa provinciale, per citarne un paio fra tutti. Siano ad esempio dell'ANPI provinciale che vorrei vedere le evidenze di una realtà che non lascia spazio a chiacchiere e passerelle, che non lascia spazio a pavidità e timori, una realtà che abbia il coraggio di osare e sostenere il cambiamento, anche di essere e fare antifascismo. Partendo dall'ascolto reciproco e dal confronto, e come dicevano molti compagni anche ieri. Siano quindi pittancool, da qui al prossimo congresso provinciale,
dove torneremo a fare di conto il pitancul dei nostri nonni e bisnonni e i nostri partigiani, il pilastro della nostra azione antifascista di cui, mi preme sottolinearlo, il documento congressuale nazionale è un ottimo punto di partenza e al quale i vari emendamenti emersi nei vari congressi sapranno dare ancora più forza, almeno da quanto ho potuto sentire. In quest'ottica costruttiva e di confronto, e concludo, sarebbe anche bello poter avere contezza dei verbali delle riunioni del Comitato Provinciale, che ad oggi per molti di noi delle sezioni, fondamenta della struttura del provinciale, rimane un'entità a volte un po' astratta e impalpabile, fatta solo di comunicati che paiono alle volte calati un po' dall'alto e non figli del confronto. I verbali contribuirebbero, e questo è un invito che rivolgo alla futura presidenza del provinciale, ad una maggiore connessione tra provinciale e le sezioni, nonché alla possibilità di seguire gli sviluppi dei lavori dell'organo che emergerà da questo consesso. Ora è sempre resistenza.